I terremoti sono improvvise vibrazioni del terreno che si verificano quando la tensione tra le rocce, accumulata sotto forma di energia elastica, supera il limite di rottura in seguito allo scontro tra due zolle crostali. Le faglie, appunto le fratture avvenute tra le rocce, liberano grandi quantità di energia elastica sotto forma di vibrazioni, le onde sismiche. L'ipocentro è il punto di origine delle vibrazioni, mentre l'epicentro è il luogo dove si hanno maggiori effetti di intensità, apposto verticalmente all'ipocentro sulla superficie terrestre. Le onde sismiche possono essere di due tipi: di volume, se si propagano in tutte le direzioni e hanno origine nell'ipocentro; di superficie, se si propagano solo sulla superficie terrestre e dunque hanno origine nell'epicentro. Le onde superficiali sono molto più lente di quelle di volume, ma anche più potenti. Le onde P sono le prime onde che si propagano e la loro azione è molto simile a quella delle onde acustiche. Sono molto veloci e interne, dunque al loro passaggio il materiale attraversato si dilata e si comprime nella direzione in cui si propaga l'onda. La loro velocità di propagazione è uguale alla radice quadrata del rapporto tra le costanti di Lamé fratto la densità del materiale attraversato dall'onda. Le onde S sono le seconde a propagarsi e per questo più lente delle prime. Il materiale attraversato da queste compie oscillazioni perpendicolari alla direzione di propagazione, subendo variazioni di forma. La loro velocità di propagazione è uguale alla radice quadrata del rapporto tra il modulo di rigidità del materiale e la densità del materiale attraversato. Le onde R sono le più pericolose a livello di danno su strutture e nascono dall'unione di un'onda S e un'onda P. Le onde di Rayleigh oscillano perpendicolarmente al terreno come le onde marine, producendo movimenti ellittici in piano orientati nella stessa direzione di propagazione dell'onda. Le onde L sono generate dall'incontro delle onde S sulla superficie libera terrestre. Il materiale attraversato dalle onde di Love oscilla trasversalmente alla direzione di propagazione dell'onda, ma solo nel piano orizzontale.